Le misure di massa si fanno da sempre, da quando esiste la civiltà, attraverso le bilance, no? Una bilancia a bracci uguali, in cui si mette la massa incognita su un braccio, la massa campione sull'altro braccio e si confronta, si vede se pesano uguali, i bracci sono fermi. Ora, questo si fa ancora oggi così, ma in futuro si farà così, si prenderà, molto semplificando naturalmente, no? Una bilancia a bracci uguali dove da una parte ci sarà il chilogrammo che noi vogliamo verificare, dall'altra invece di esserci il chilogrammo che sta a Parigi, ci sarà una forza generata attraverso delle grandezze elettriche. Ma cosa Quindi, cambia per la vita di tutti i giorni o per la allora, ricerca? per la vita di tutti i giorni non cambia niente, ma non cambia niente perché tutte le rivoluzioni che sono state fatte nel campo della meteorologia sono state fatte proprio apposta per evitare che cambiasse qualcosa nella vita di tutti i giorni, perché noi non possiamo introdurre come si faceva ai tempi dei re, quando cambiava la lunghezza del braccio del re, cambiava la lunghezza per tutto il regno, no? Adesso noi vogliamo fare in modo che il sistema rimanga lo stesso e per l'utilizzatore finale il chilogrammo è sempre un chilogrammo, ma il modo in cui si realizza il chilogrammo nella parte più alta della catena meteorologica è cambiato. Questo cambia in pratica solo se vogliamo, per gli scienziati, per i meteorologi, per gli scienziati, non per l'uomo comune. Da quando esiste la scienza moderna, diciamo da Galileo in poi, sappiamo che scienza e misura sono strettamente correlate e una buona scienza, un buon progresso scientifico si fa solo se c'è una misura molto accurata dietro. Quindi tutti i miglioramenti che si fanno nelle definizioni dell'unità delle grandezze che ci possono permettere di realizzare dei campioni sempre più accurati, non potranno che aprire la strada a nuove scienze che oggi non possiamo prevedere, perché sennò non saremmo scienziati se prevedessimo il futuro. E ci può fare allora qualche esempio del passato? Un esempio, un momento in cui è stata cambiata l'unità di misura e la scienza ne ha avuto un grande vantaggio. Allora, diciamo che oggi, per esempio, il metro è già definito attraverso una costante della fisica, che è la velocità della luce. Questo ci permette di realizzare misure di distanza, di effettuare misure di distanza che sono accuratissime. Per esempio, noi oggi, basandoci sulla velocità della luce, possiamo misurare con una accuratezza di pochi millimetri la distanza tra la Terra e la Luna. Grazie alla nuova definizione del chilogrammo, noi potremo realizzare delle nuove bilance molto più accurate, per esempio, per le piccole masse. Se noi vogliamo misurare microgrammi di materia, cosa che è molto importante, per esempio, nella chimica, nella farmaceutica, nella biologia, misurare masse molto piccole, il peso di una cellula, per esempio, possiamo farlo con un'accuratezza attraverso la bilancia del Watt, o anche bilancia di Keble si chiama, che è il suo inventore, possiamo farlo con un'accuratezza che è molto maggiore di quello che si riesce a fare oggi, partendo dal chilogrammo, perché è molto. Il chilogrammo è molto lontano dal microgrammo. Alla fine, questo nuovo chilogrammo, che cosa sarà? Una serie di numeri che digiteremo sulla bilancia del Watt o bilancia di Keble? Se vogliamo, sì, naturalmente la bilancia di Keble che abbiamo costruito dentro avrà già questo numero, perché questo numero è fisso, è un numero di 7 cifre, che sarà sempre questo fin quando durerà probabilmente l'umanità.